tempo ci occorrerà per vincere questa battaglia. È la più quel sistema si è trasmesso. Berlusconi è iscritto alla P2. Berlusconi ha beneficiato della P2, era l'erede della P2, l'uomo che doveva realizzare il programma della P2. E ha vinto sul Parlamento la P2. Noi avevamo tracciato delle linee per impedire lo sviluppo del male che avevamo individuato. Uno scandalo enorme quando scoppiò nel maggio del 1981, che in quelle liste c'era tutta la dirigenza dei servizi segreti, generali, colonnelli, quei centinaia di alti ufficiali, c'era la crema della più alta burocrazia, dal segretario generale della Camera dei Deputati al segretario del Tesoro, ai banchieri, lo staff, c'era la dirigenza del paese. E in quella commissione d'inchiesta avevamo individuato bene come riuscire anche a tracciare delle linee di rinnovamento. Tutto è rimasto bloccato, anzi, l'uomo che ha dato è stato il consigliere più vicino alla presidente, alla Tina Anselmi, un democristiano, il senatore Ruffilli, professore dell'Università di Bologna, mio concittadino, perché io sono forlivese. Entrambi eravamo nella commissione P2, io so bene l'impegno che lui dedicò per aiutare la Tina Anselmi. Lui aveva una cultura adeguata dal punto di vista costituzionale, conosceva i meccanismi di funzionalità delle istituzioni e quindi ebbe modo di dare consigli. E poi tutto si è bloccato, lui è stato ammazzato ed è stato ammazzato per questo, perché lui aveva continuato, era responsabile delle riforme dell'ufficio, riforme istituzionali della Democrazia Cristiana quando venne ucciso. E io ricordo che si era riusciti a fare un accordo tra Partito Comunista e Democrazia Cristiana. Tortorella, che era il capo dell'ufficio corrispondente a Ruffilli, con i collaboratori dell'uno e dell'altro, avevano studiato il problema delle riforme. E il problema grosso allora era la legge elettorale. E avevamo trovato la soluzione, eravamo arrivati all'accordo ed era la base per le riforme, siamo ancora qui, il Parlamento ancora oggi dopo tanti anni discute attorno a questi problemi. Allora una soluzione si potrebbe realizzare. La morte, l'uccisione di Ruffilli bloccò tutto. De Mita, che era il segretario della Democrazia Cristiana, non ha avuto il coraggio di andare avanti per quella strada. Come del resto la Democrazia Cristiana
prima aveva abbandonato la politica di Moro. Moro ucciso, hanno cambiato politica, anziché insistere, andare, proprio perché, insomma, l'Italia è così, si è piegata.